Amici di Sport Television, buongiorno e buon motocross a tutti in diretta da San Severino Marche. Siamo pronti per commentarvi il trofeo delle regioni di motocross intitolato alla memoria di Alberto Morresi. Una competizione davvero che mette insieme tutte le regioni d'Italia. Sarà davvero un pomeriggio entusiasmante. A fianco a me, a farmi compagnia, ed è davvero un grande onore, il nostro direttore tecnico FMI, Thomas Traversini. Ciao Thomas, benvenuto. Intanto vediamo dalle immagini una panoramica del circuito San Pacifico. Ecco invece la cartolina da San Severino Marche, un gioiello naturalmente anche artistico incastonato fra le colline marchigiane. E con Thomas invece volevo proprio affrontare questo discorso delle regioni. È una pista, fra l'altro, quella di San Severino, che tu conosci molto bene, Thomas. Intanto benvenuto. Grazie a tutti e buongiorno e ben trovati. Sì, la conosco molto bene perché venendo dall'Umbria era una pista vicina dove ho corso diverse volte da ragazzino, poi una delle piste più famose che ci abbiamo in Italia, quindi è stata meta di tante gare. Benissimo, benissimo. Intanto continuiamo con le immagini. La panoramica ancora sulle bellezze artistiche per quanto riguarda appunto San Severino Marche, famosa proprio nel mondo del motocross per quanto riguarda naturalmente il circuito di San Severino. E proprio in diretta dalla pista andiamo con la nostra inviata Claudia Baggiani. Con chi sei, Claudia? A te. Ciao Giulio, ciao a tutti. Io sono qui con il presidente del motoclub di Sentempedano, Mario Eugeni. Mario, 65 anni di storia. Quali sono stati gli eventi principali che l'hanno visto protagonista? Ma io 60 anni di storia l'avevo coniato io nel 60esimo, che poi oramai sono diventati 65. Ma dico di storia perché praticamente il motoclub Sentempedano ha fatto la storia di San Severino e del motociclismo in genere. Meno che la velocità abbiamo fatto tutto. Ci fu la grande invenzione della Coppa $1000 che molti ancora ricordano, 25 edizioni. Era un trittico copiato anche dagli stranieri, anzi ha cercato di copiarci anche gli stranieri. Questa triade, insomma, i tre motoclub, San Severino, Cingoli e Sanatoia. E quindi praticamente noi l'abbiamo sempre, tutti e 25 anni completi l'abbiamo partecipato. Mario, una domanda. Sì. Qual è l'evento che più ricordi, a cui sei più affezionato in questi anni? Beh, il Mondiale del 70, perché se qualcuno avrà la fortuna di vedere il filmato, 23.000 spettatori, penso che a San Severino non ce l'ha portato neanche il Papa. Grazie mille, ci godiamo la gara, a voi la linea. Grazie, sì. Grazie. Sì, si parlava di un evento storico, 1970, su questa pista Joël Robert, e poi nel 78 Gaston Rayer nella classe 125, e poi infiniti campionati italiani ed internazionali, e su questa pista ci ha vinto anche il nostro Thomas Traversini. Siamo nel corso del warm-up, il giro di ricognizione per quanto riguarda la prima gara, ma andiamo subito nel vivo della manifestazione, ovvero questo trofeo delle regioni. Sono 29 squadre, 17 regioni rappresentate, 4 categorie. Questa mattina abbiamo già corso 125, MX1, MX2, Veteran Over 40. Da qui in avanti vedremo le seconde manche, quelle decisive, e mentre i piloti si stanno allineando vi dico che la classifica provvisoria dopo il primo turno di manche vede al comando la squadra della Lombardia A, in seconda posizione il Piemonte squadra A, poi ben due rappresentative della rappresentativa di casa, ovvero le Marche squadra A e squadra B, il Veneto, e poi in sesta posizione la Toscana, Emilia Romagna, Trento, Veneto, Umbria in decima posizione. Lo dico a beneficio di Thomas Traversini, che farà sicuramente il tifo da Forza Umbria. Toscana B in undicesima posizione e poi via via tutto il resto. Adesso stiamo andando a vedere l'allineamento dietro al cancello di partenza. Vi dicevo che ogni regione può presentare due squadre di quattro piloti, e chiaramente determinante la residenza del pilota per la formazione delle squadre, due manche per ogni categoria, il punteggio. Thomas imita un po' quello del motocross delle nazioni, ovvero al primo un punto, al secondo e via, e poi c'è anche esatto. Lo scarto, eccetera. Quindi sarà davvero interessante, e soprattutto vengono scartati da questa classifica, al di là solo della 125, e i piloti della classe Elite. Questo per permettere naturalmente di avere che cosa? Di avere un maggiore equilibrio per quanto riguarda i valori in campo. È la quarta edizione,
Marche ha vinto la prima edizione, poi per due volte il trofeo Alberto Morresi è andato alla Toscana, sarà tutta da giocare e i valori in campo mi sembrano abbastanza equilibrati per quanto riguarda quello che può venire fuori dalla pista in questo pomeriggio. Naturalmente, ripeto, Lombardia, Piemonte, poi due rappresentative, la squadra A e la squadra B delle Marche, dopo la prima tornata delle prime manche di questa mattina. Allora Thomas, innanzitutto tu conosci molto bene questa pista, sono 1530 metri di saliscendi molto tecnici, curve, contropendenze, salite e discese, parlaci un po' della difficoltà proprio tecnica da guidare sul Crossodromo San Pacifico. Beh, la pista è bellissima, è molto ben curata dal motoclub, è una pista caratteristica delle Marche, quindi col terreno a un fondo duro. Negli anni il motoclub ha cercato di portare un po' più di terra, quindi di eliminare i sassi che erano un problema soprattutto per le gomme dei piloti, e devo dire che hanno fatto veramente un egregio lavoro. Come dicevi te, ci sono delle contropendenze, discese, dei punti molto tecnici dove sicuramente i piloti di casa saranno a proprio agio, perché è storico che dalle Marche i piloti marchigiani sono sempre andati forte. Allora, intanto grazie Thomas, abbiamo di nuovo qualcuno insieme alla nostra inviata dal cancello di partenza, Claudia Baggiani, a te. Sì, io sono con Michele Dal Bosco, Regione Trento. Qual è la tua strategia per questo secondo round del pomeriggio? Strategia difficile, ma partire, cercare di partire davanti e poi allontanarsi il più possibile, ecco. Ti lasciamo la tua moto, grazie Michele. Grazie. A voi la linea. Grazie Claudio, e grazie anche a Michele Dal Bosco, vecchia conoscenza. Stanno per partire ovviamente gli over 40. Il bello di questo trofeo delle regioni è che dà spazio finalmente anche alla base del nostro motocross, no? Perché ovviamente abbiamo appena concluso la stagione internazionale, l'ottavo titolo di Cairoli, la sfortuna del motocross delle nazioni con la formazione proprio guidata da Thomas Traversini, sulla quale magari torneremo, però adesso siamo proprio ai momenti che precedono la partenza, si va con lo schieramento. Dicevamo, il punteggio prevede anche lo scarto, quindi anche le varie strategie. Questo è un momento sempre molto molto delicato, vero molto Thomas? Delicato, noto che parecchi piloti anche che potevano schierarsi nelle prime posizioni hanno scelto una posizione più centrale rispetto a quella interna che è sulla sinistra del vostro teleschermo, che in teoria dovrebbe essere quella più vantaggiosa, e quindi magari non hanno o hanno paura della bagarre della prima curva, vogliono correre più in sicurezza. Chiaramente la partenza è sempre una fase dove c'è contatto con i piloti, quindi con un pochino più di rischio. Beh, poi in questa fase, che sono dedicata appunto alla categoria veteran over 40, le vecchie volpi del motocross, esatto. I trucchi del mestiere li sanno tutti, esatto. Quindi è impossibile, no? Dalla posizione, dal launch control, dai gomiti più larghi, più stretti, insomma le sanno tutte, le malizie. Sì. Le malizie del motocross. Bene, ormai siamo alla bandiera verde, vediamo il race director Gian Domenico Baldi, siamo pronti con la partenza della prima manche, seconda naturalmente prima di questo pomeriggio, aspettiamo il countdown con il cartello dei 15 secondi, 5 secondi e poi andremo a vedere subito la partenza con il commento tecnico, lo ricordo, Thomas Traversini qui in postazione insieme a noi. Dovremmo essere alla fase 5 secondi e vai, partenza, vediamo. Oh, contatto subito. Due a terra, niente di grave, vediamo chi prende il comando delle operazioni nella prima curva del gruppo dei veterani, vediamo la maglia Lombardo. Verde della Lombardia. Beppe Canella. Ecco, è Beppe Canella con il numero 2, seguito dal numero 13, seguito poi anche il numero 14. Contatti, diciamo, sempre abbastanza frequenti, per fortuna incruenti nel motocross. Sì, il Thomas. Motocross è uno sport, sì, motoristico, come tutti i sport motoristici, chiaramente uno deve mettere in conto un po' di pericolosità in più di un altro sport, ma tra i sport motoristici la velocità è bassa, quindi è uno dei meno pericolosi, ecco. Vediamo intanto con il numero 13, proprio Michele Dal Bosco, che abbiamo sentito. È stato di parola Dal Bosco. Sì, nessuna strategia, gas aperto, un po' tanto mestiere, dopo le prime 3 o 4 curve ha preso il comando delle operazioni, portacolori con il numero 13, e questa parte della pista
Thomas, come la commenti? Vediamo comunque staccate, curve, panettoni. Sì, hanno fatto una serie di modifiche negli ultimi anni e hanno reso, secondo me, il tracciato molto più bello. Quindi è sempre stato bello e con queste modifiche tecniche che hanno apportato una serie di wave, qualche doppia traiettoria, hanno reso ancora più tecnico e hanno dato più possibilità ai piloti di fare sorpassi. Vediamo anche qui una doppia traiettoria con un piccolo salto all'interno della curva e mentre all'esterno senza salto, quindi sono stati veramente bravi nel lavoro i ragazzi del Motoclub. Allora, intanto Michele Dal Bosco, che ricordiamo ha disputato anche qualche gara di mondiale, diverse gare mondiali, sì, anni fa, lo vediamo saldamente al comando alla conclusione, così al sottopassaggio. Dietro di lui ci sembra di intravedere ancora due piloti, mentre aspettiamo il monitor dei tempi. Ecco Dal Bosco, Vagni, marchigiano, sì. Vagni e Manlio Giacchè, che dovrebbe essere proprio il pilota di casa. Tutti e due marchigiani, ma in particolare Manlio Giacchè proprio del Settempedano. Ecco la sovraimpressione, seguiti poi da Canella, che era stato il più veloce nello spunto iniziale, ma poi ha dovuto cedere all'azione di Michele Dal Bosco. Ecco, con il 4 e con il numero 24, Vagni e Giacchè all'inseguimento di Michele Dal Bosco, piloti di casa, quindi, che stanno rispettando le attese degli appassionati. Thomas. Sì, chiaramente, come abbiamo detto prima della partenza, i piloti di casa su questi terreni, a parte che senza nulla togliere a Vagni e a Giacchè, che sono stati dei validi piloti anche su altri tipi di tracciato, ma in casa sicuramente diranno più la loro, ecco. Va bene, allora, per quanto riguarda questo trofeo di campanile, lo possiamo dire, perché sono rappresentate veramente 17 regioni italiane, sulle 21 presenti ovviamente, per il momento il Trentino al comando, inseguito dalle Marche, in particolare Vagni facente parte della squadra B delle Marche, Manlio Giacchè invece in squadra A per quanto riguarda le Marche, poi abbiamo Canella con il numero 2 per la Lombardia, con il numero 6 Sallicati per la Puglia, Rigoni con il numero 20 rappresentante del Veneto, poi l'Umbria con Gabriele Neri, forza, il numero Gabriele. 8 e con il numero 1 Pierluigi Bandini facente parte della squadra toscana A. Intanto proprio mentre parlavi, Giacchè ha passato il Vagni, quindi si è portato in seconda posizione. Seconda posizione per il pilota che certamente conosce molto bene il tracciato, vedo discese impegnative. E anche Sallicati ha appena passato Canella e si trova in quarta posizione. Sì, quindi c'è un movimento alle spalle di Michele Dal Bosco, che comunque continua saldamente al comando. Ricordo, ogni manche sulla distanza dei 20 minuti più due giri, la classifica. Michele Dal Bosco è la veteran over 40. La veteran farà 15 minuti più due giri. 15 minuti, sì, è vero, scusa, correzione doverosa, 15 minuti più due giri solo per la veteran. Quindi Dal Bosco, Giacchè, Vagni, Rigoni, Sallicati, Gabriele Neri, Vincenzo Lombardo, Bandini e Lucchesi in ottava e nona posizione. Quindi, ripeto, Trentino, Marche, Veneto, Puglia, Umbria, Sicilia, poi due rappresentanti della Toscana, ancora l'Umbria con Carlo Cardaccia impegnato con il numero 28. Salitoni, ecco, per quanto riguarda le regolazioni invece del mezzo meccanico, questa pista che cosa richiede, Thomas? Ecco, questa è stata, come al solito, le piste marchigiane hanno sempre richiesto una regolazione particolare per quanto riguarda sia le sospensioni che le gomme, perché sono caratterizzate da un terreno duro, quindi poche buche, però c'è poco grip, quindi è una cosa un po' particolare, c'è bisogno di una forcella e mono abbastanza sostenuti, perché uno c'ha grosse discese e punti veloci, ma c'è comunque bisogno di una forte trazione, perché se non riesci a aprire il gas su quei punti viscidi non fai strada, ecco. Quindi trazione, assetto delle sospensioni, insomma c'è da lavorare molto anche dal punto di vista tecnico. Esatto. E rispetto a quando correvi e vincevi su questa pista, il motocross dal punto di vista tecnico ha fatto tanti passi in avanti, però quali in particolare, oppure più o meno rispetto alla tua generazione, le moto sono indicativamente le stesse? No, io non ho mai corso perlomeno il mondiale, finché ho corso il mondiale, con un quattro tempi, quindi già correre con due tempi in queste condizioni qui era molto più complicato, proprio per la caratteristica della moto. Il quattro tempi ha un po' aiutato la guida dei piloti in queste condizioni. Certo. Più dolce, allora, erogazione più semplice, quindi ti mette più a tuo agio nell'apertura viscida dell'uscita curva. Intanto si lotta anche nelle posizioni retrostanti, vediamo Enzino Lombardo impegnato in questa
curva sul sottopasso del Crossodromo San Pacifico di San Severino Marche, sempre Michele Dal Bosco al comando con il numero 13, precede in seconda posizione Manlio Giacchè, terzo con il numero 24 Gabriele Vagni, poi con il numero 20 Antonio Rigoni, che a sua volta precede Salicati, Lombardo, Bandini, Gabriele Neri, Lucchesi e Cardaccia, questi primi 10, mentre nelle posizioni alle spalle della top 10 intanto vediamo con il numero 21 l'attacco di Lucchesi su Gabriele Neri. Dicevo, dopo la decima posizione abbiamo Fiorentino, Gallo, Brancati, Miglioni, Copeluso, Annibaldi, Mazzotti, Lanchner e Luca Astolfi. E la cosa curiosa del trofeo Alberto Morresi, che abbiamo poi visto e magari rivedremo nel corso del pomeriggio, proprio lo spirito di squadra, le maglie, i colori diversi, le rappresentative regionali. È bello che poi insomma il motocross si rivolga proprio a chi chiaramente fa poi l'attività di base, perché è chiaro che Cairoli è Cairoli, 8 volte campione del mondo, Philip Ayers è il guerriero che conosciamo, Guarneri ce la mette sempre tutta, Lupino tornerà grande, queste sono le nostre, diciamo così, realtà. Le nostre realtà iridate, ma dietro di loro c'è tutto un movimento, c'è la base, c'è il motoclub e come questo tanti altri che hanno diritto certamente anche a visibilità, perché la passione è quella che si respira qui in queste occasioni. Esatto, poi soprattutto il motocross, che è uno sport individuale, vedere queste gare che sono sì comunque corri contro degli avversari di altre regioni, ma alla fine la squadra che vince è sempre una cosa molto particolare. Infatti abbiamo visto che c'era una sana e sportiva competizione, mentre intanto seguiamo l'azione del solitario ormai Michele Dal Bosco. Ma vedo che Giacchè sta facendo, ha appena fatto registrare il tempo veloce. Siamo più o meno al giro di boa, ricordava giustamente Thomas, 15 minuti più 2 giri per i virgolette vecchietti della veteran. A vederli girare non sembrano così tanto vecchi, girano ancora bene. Ma secondo me anche te, Thomas, ora non proprio veteran, però ancora mi manca qualche annetto per fare la veteran. Esatto, però magari nella MX1 potresti ancora dirle la tua. Che ma dici? No, non penso, vanno nettamente più forte di me. Io ho deciso di smettere di correre, basta, mi piace andare in moto, non... Per me è la droga più bella che ho provato in vita mia, quindi rimango fedele alla mia passione, ma le gare non fanno più per me. Va bene, si dice invece che un pilota resta tale anche quando appende il casco al chiodo, anche perché poi la tua esperienza, la tua grinta, il tuo approccio alle gare è quello che poi trasferisci nella tua qualità, del tuo nuovo orizzonte di direttore tecnico, e ti abbiamo visto guidare, anzi eravamo insieme alla Motocross delle Nazioni. Una brevissima parentesi, ma prima della parentesi c'è ancora la nostra Claudia con qualcuno dal box. A te, vai Claudia. Io sono con la Regione Marche, quindi vediamo un Giacchè e un Bagni che sono agguerritissimi dietro a questo Dal Bosco. Sì, dai, sono i due meglio over 40 che abbiamo nella nostra regione, e praticamente anche nel campionato regionale sono sempre uno avanti, uno dietro, e si rincorrono sempre, quindi ci stiamo divertendo. Giocano in casa però, eh? Giochiamo in casa, sì, San Severino diciamo è la pista di casa, e speriamo bene. Adesso sto vedendo che Giacchè sta recuperando su Dal Bosco, e speriamo che arrivi primo, uno secondo, dai. Assolutamente, grazie mille, ti lascio la gara, a voi la linea. Grazie per questo contributo da parte di un rappresentante della squadra marchigiana, che in questo momento è ovviamente in bella evidenza l'inseguimento di Michele Dal Bosco, perché conta, come ben sappiamo, il punteggio di squadra, e quindi anche due buoni piazzamenti possono fare la differenza. Quindi attenzione, 4 minuti e 55 secondi in questo istante, continua il conto alla rovescia verso la bandiera a scacchi di questa seconda mancia riservata alla veteran. E intanto Dal Bosco, Giacchè, Vagni. Intanto vedo che Dal Bosco l'ultimo giro ha visto che Giacchè si rifaceva sotto, ha dato una sferzata. Gli hanno segnalato: non ti addormentare, che qua stanno arrivando. E quindi ci ha pensato lui a ristabilire subito le distanze. Eccolo con il numero 13, Michele Dal Bosco. Volevo continuare quella parentesi sul motocross delle Nazioni. Mannaggia, che sfortuna, Tony Cairoli. Eh sì, le gare di un giorno sono così, chiaramente il risultato di squadra è stato un po' compromesso dalla prima mancia di Antonio, poverino, che stava facendo vedere cose da turchi, passatemi il termine, perché andava veramente forte con le MX2, era il più veloce in pista,
e purtroppo la caduta non ci voleva, ha picchiato un ginocchio e anzi ha corso proprio per la squadra gara 2, ma in condizioni sicuramente non ottimali e siamo... Vabbè, però devo dire una cosa, la scelta strategica vostra, in quanto appunto strategia della federazione, pienamente condivisa da Toni Cairoli, cioè il fatto clamoroso delle nazioni era Toni Cairoli con la MX2, 8 volte il 90 titolo campione del mondo, ci ha voluto un certo coraggio, ma devo dire che Toni ha accettato di buon grado di cambiare cilindrata, anzi forse l'ha vista come una sfida ancora più stimolante. Esatto, poi quando abbiamo parlato proprio di questa opportunità, a parte che era da anni che io sinceramente provavo a farlo ragionare sotto quest'ottica, ma lui aveva ambizione di vincere nei due terreni, sia morbido che duro, le gare della sua categoria, categoria. E quest'anno invece ha capito che per fare qualcosa a livello di squadra era quello più adatto a scendere, certo, di categoria, per vari motivi. Beh, comunque nelle qualifiche, anche finché la sua gara è durata, ha dimostrato che la scelta era assolutamente azzeccata, stava andando a prendere il gruppetto dei primi quando abbiamo vissuto naturalmente la sua caduta e quindi il risultato compromesso, nonostante la grinta di sempre di Filippaers e Guarneri, che hanno fatto esattamente quello che dovevano fare. Esatto, loro ci hanno messo l'anima, anche a posteriori parlando con loro dopo la gara, dice certo che vedere che nella prima manche abbiamo perso il nostro cavallo di razza, un pochino c'è scesa la catena, però loro ci hanno fatto veramente, hanno dato il loro massimo, hanno dato il loro contributo alla squadra che alla fine ha finito sesta, un punto dalla Germania, quinta, non è che ha sfigurato. Certo, intanto vediamo con il numero 9 Vincenzo Lombardo, grande Enzino, con la maglia della sua regione, la Sicilia. Lombardo è in questo momento in terza posizione all'inseguimento di Jacquet, che a sua volta insegue Dal Bosco. Ormai... Ma Dal Bosco è velocissimo, adesso ha inanellato una serie di giri veloci, penso che ha preso 7-8 secondi di vantaggio su Jacquet. Si vuole concludere in sicurezza Michele Dal Bosco, ricordo trentino, davanti al marchigiano Jacquet, poi il siciliano Lombardo, poi il toscano Pierluigi Bandini con il numero 1 in quarta piazza, scivola in quinta Gabriele Vagni, che aveva avuto un buon inizio di manche, poi Rigoni, Salicati, Lucchesi, Gabriele Neri e Cardaccia, gli due umbri che sono rispettivamente nono e decimo. Alle loro spalle Matuzzo, Lanschner, Riccio, Fusconi, Michele, Medda, Canella, Signorini e via via il resto del gruppo. Quindi ecco ancora l'azione di Michele Dal Bosco, che secondo me ha nelle braccia tranquillamente anche i 20 minuti più due giri. È sempre stato una guida fluida, sì, padrone della moto, quindi non ha fatto per il momento nessuna sbavatura, e questo su un terreno così insidioso paga, perché è costante e i tempi lo dimostrano. Sì, sì, seguiamo l'azione pulita appunto di Michele Dal Bosco, che vi ricordo è stato il vincitore anche di gara 1, sempre davanti a Jacquet, poi Lombardo, Vagni, Fusconi, Bandini, Lucchesi, Rigoni, Riccio, Canella e Gabriele Neri. Questa era la classifica delle manche che si sono svolte nella tarda mattinata di questo trofeo Alberto Morresi. Da San Severino Marche iniziano i doppiaggi per il numero 13 Michele Dal Bosco, sempre saldamente al comando, quando ormai siamo a 30 secondi poco meno allo scadere del tempo regolamentare, poi cartello, due giri, esatto, due giri al prossimo passaggio e poi la prima bandiera a scacchi di questo pomeriggio. E questo risultato importante naturalmente per il trentino, che in questo momento, ricordo la classifica dopo la prima tornata di manche di questa mattina, vede la Lombardia al comando davanti al Piemonte, poi le due squadre delle Marche in terza e quarta posizione, Veneto, Toscana sesta, Emilia Romagna settima, ottavo Trentino, Alto Adige, che è diviso in Trentino e Alto Adige naturalmente, però potrebbe risalire e portarsi a ridosso delle primissime posizioni. Sarebbe importante vedere Canella, che era un componente della squadra della Lombardia A, che guidava dopo le prime manche, in che posizione si trova. Era partito bene, adesso è sparito dalla lista dei primi, eccolo qui. È quindicesimo, se non mi sbaglio. Problema forse, 14esimo. Non sappiamo, però insomma inizia subito secondo i pronostici questo pomeriggio del trofeo delle regioni Alberto Morresi. Vi ricordiamo l'organizzazione di FX Action e del Motoclub Settempedano, la stessa organizzazione. Intanto vediamo
con il numero 11 dovrebbe essere un doppiato. In particolare si tratta di Giacinto Gallo, passato adesso dal pilota con il numero 13 che è al comando della gara. Dicevamo FX Action che ha concluso da poco sul Cossodromo di Arco di Trento i campionati italiani, mentre Dal Bosco si invola. Vi ricordo i campionati italiani che hanno laureato nella MX1 Elite Christian Beggi, vincitore del tricolore, nella MX1 Under 21 Nicolas Gipponi, che vedremo in questo caso, perché negli esatto. Under 21 possono correre anche i piloti, diciamo così, di Elite, i più bravi. Poi nell'MX1 Over 21 anni il campione Alessandro Camandoli, nell'MX2 Elite è Michele Cervellin, nell'MX2 Under 21 Simone Croci, nell'MX2 Over 21 Manuel Cerlo e poi Samuele Bernardini, vincitore della classe 300 due tempi. Samuele è uno del nostro vivaio che si è laureato anche vincitore del campionato europeo 300. Tu hai seguito, hai avuto modo nella tua qualità di tecnico federale di darci o di parlarci in qualche modo di Samuele Bernardini? Beh, sicuramente, diciamo che l'ho iniziato a seguire personalmente quando seguivo la maglia azzurra minicross, quando lui ancora faceva il minicross era nella maglia azzurra, poi negli anni ha fatto degli ottimi risultati a livello giovanile fino alla 125, poi qualche infortunio l'ha tenuto un po' lontano dalle zone alte della classifica, mentre quest'anno con la TM ha avuto l'opportunità di correre questa classe, l'Europeo 300 l'ha dominata e si è messo in evidenza anche alle gare dell'italiano. Fino all'ultima manche, se non mi sbaglio, poteva giocarsi la possibilità di diventare campione italiano assoluto dell'MX1 e quindi è sicuramente uno dei giovani, tra virgolette, su cui puntare e fa parte dei progetti speciali che la federazione ha seguito negli anni. È così, perché ora noi auguriamo naturalmente lunga vita eterna a TC 222 Tony Cairoli, ma ovviamente il compito della federazione è anche quello di pensare poi alle generazioni successive. Quindi Samuele Bernardini, che è anche un personaggio, no? Che è un po' selvaggio, se vogliamo, bello, cinghiale. Esatto, detto per gli amici il cinghiale, però voglio dire, potrebbe essere la punta di diamante di una pattuglia di giovani che stanno venendo fuori e quindi seguiti anche dalla federazione in qualche modo, aiutati. Chi sono fra gli altri? Alcuni saranno anche qui. Ne parlavamo adesso, oltre a Samuele, di altri giovani interessanti, Thomas. Ma ce ne sono diversi, per esempio me ne viene in mente due che hanno corso gara 1 della 125, che sono i piloti della maglia azzurra proprio del team FMI Motocross, Ravera e Lesiardo, che hanno fatto secondo e terzo nella 125 questa mattina. Quindi poi mi viene in mente Facchetti, ci sono un sacco di progetti, un sacco di nomi a cui federazione ha dato mano negli anni e con cui ha lavorato negli anni, che stanno venendo su bene. Chiaramente per il salto di qualità poi c'è sempre, come si dice in gergo, diverse pagnotte da ingoiare. Sì, il motocross è uno sport molto duro e poi sappiamo bene che insomma di talenti incredibili, da Valentino Rossi a naturalmente Tony Cairoli, non è che ne nascono così uno al giorno. Comunque, mentre Michele Dal Bosco sta andando tranquillamente, si fa per dire, verso la bandiera scacchi, in postazione, proprio ci siamo, taglia il traguardo Michele Dal Bosco che va a vincere e poi in seconda posizione aspettiamo via, ecco, Maglio Giacchè, il pilota di casa, poi Vincenzo Lombardo in terza posizione e aspettiamo in attesa di avere la nostra Claudia Baggiani con le interviste dei vincitori. Casualmente ci ha raggiunto in postazione un certo Samuele Bernardini. Ciao Samuele, benvenuto, tutto bene? Sì, ciao a tutti. Abbiamo parlato male di te fino a questo momento insieme al nostro direttore tecnico. No, abbiamo detto che sei campione italiano del 300 e campione europeo, quindi benvenuto qui a San Severino. Come vedi questa gara del trofeo delle regioni, Samuele? Sono arrivato in questo momento, speriamo che la Toscana faccia buon risultato, dai. Bene, allora ci mettiamo contro il nostro direttore tecnico che fa tifo per l'Umbria, noi da Toscana invece
confermeremo il fatto che andremo naturalmente a vincere. Intanto Michele Dal Bosco, Giacchè, Lombardo, Bandini, Vagni, Sallicati, Lucchesi, Rigoni, Fusconi, Cardaccia, che riesce a entrare nella top 10 davanti a Gallo, Fiorentino, Brancati. Questo è il risultato. Al volo Samuele, prossimo anno dove ti vediamo? Hai già definito i programmi? Puoi dirci qualcosa? Puoi anticiparci qualcosa? No, ancora è ancora niente. Tutto in essere, ancora tutto in essere. Comunque sappi che gli appassionati italiani ti stanno seguendo con molta attenzione e molto trasporto, come tu ben sai. Allora, la stagione con la vittoria dell'Europeo direi che comunque è da scrivere da quelle fra le più positive, no? È andata bene quest'anno? Sì, quest'anno dai, dopo 2 anni di infortuni, quest'anno è andata molto bene. Volevo vincere pure l'italiano, però dalla prima gara ho fatto degli sbagli che mi hanno costato la vittoria a fine anno con i punti, però dai, ho vinto l'Europeo 300 e l'italiano 300. Come primo anno col 300 è andata molto bene, dai. Infatti, non mi sembra affatto male. Intanto in sovraimpressione vedete la classifica completa di questa gara 2 riservata alla Veteran. Vi ricordo che la prossima gara sarà riservata alla MX1 e questa volta sulla distanza di 20 minuti più 2 giri. Dovrebbe partire intorno alle 15:25 la seconda gara dell'MX1, 20 più 2 giri, quindi inizieremo ad avere anche qualcosa in più sulla distanza. E noi approfittiamo della cortese presenza di Samuele Bernardini. Allora, intanto, prima di Samuele, sentiamo subito i protagonisti al microfono di Claudia Baggiani. Vai da bordo pista. Sì, terza posizione del podio per la Sicilia con Vincenzo Lombardo. Ha riconfermato la posizione di questa mattina, gara combattuta fino all'ultimo giro. Sì, diciamo che questa volta sono partito molto male, attorno alla 16ª-17ª posizione. E alla fine ho recuperato... Mi avete detto voi che ho fatto terzo perché non sapevo, cercavo di recuperare, non guardavo. Allora, sei sul podio. Ok, sono terzo, grazie. No, è andata molto bene anche perché la pista a me piace molto. E niente, sono riuscito a recuperare fino a terzo, sono molto contento. Grazie mille e forza Sicilia. Grazie, grazie. Ed ecco che arriva la seconda posizione, quella di Maglio Giacchè, grandissima gara di casa. Sì, la gara di casa, tutto il pubblico per me. Ho fatto il mio meglio, sono soddisfatto perché Dal Bosco è più forte, ha fatto il mondiale, è un grande pilota, quindi arrivare dietro a lui è un onore per me. E ti sei divertito? Moltissimo, sì, bella pista, bello pubblico, tutto è bellissimo. Grazie mille Maglio. Grazie a voi. Ed ecco che aspettiamo il vincitore, ti abbiamo trovato prima di partire ed eccoti qui di nuovo Dal Bosco, grandissima gara. Sì, una bella gara, una bella soddisfazione, ho corso per il mio Trentino e va bene, sono un po' emozionato anche. Partito bene, questa volta ho detto provo ad andare a scappare subito come ho detto prima di partire. Detto fatto e poi ho detto adesso non posso smentirmi, quindi ho cercato di allungare. Poi già che mi si è avvicinato ho aspettato un po' e poi ho sfrato 2 giri un po' più veloci. E ho visto che ha mollato anche lui, infatti mi ha detto ero un po' stanco, visto che non riuscivo a prenderti, ma l'intento era proprio quello e ci sono riuscito, quindi anche perché ero stanco anch'io. Quindi. Bravissimo, una domanda, la pista come l'hai trovata rispetto a questa mattina? Molto bene, adesso era bagnata nel modo giusto, infatti anche rispetto alla prima manche, perché la prima manche erano 2 o 3 punti abbastanza viscidi e magari per quelli un po' più esperti va bene, no? Però poi ci sono dei veteran anche un po' amatori proprio e quindi sicuramente diventava un po' pericolosa e un po' difficile. Secondo manche, perfetta. Perfetto, grazie mille, a voi grazie la linea. Voi. Grazie. Allora, grazie a Claudio Baggiani in diretta con il parere dei vincitori, è davvero incredibile vedere ancora la passione di queste vecchie volpi. Intanto rivediamo gli highlights, siamo qui in compagnia di Samuele Bernardini. Hai fatto in tempo a vedere la gara o la stai vedendo qui insieme a noi dai monitor, Samuele? No, la sto guardando in questo momento con voi. Ecco, vedi, il motocross fa questo effetto, te lo dico perché tu sei un giovane, ma anche con l'età andando avanti la passione non diminuisce. Mettiti l'anima in pace perché continuerai a correre e questo è l'effetto e delle parole che abbiamo sentito da Michele Dal Bosco, da Mario Giacchè, pilota di casa, dalle emozioni. Vi ricordo intanto che oltre che su Sport Television siamo in diretta streaming su www.fxaction.it, sul canale YouTube FX Action e su www.sporttelevision.it.
Questa è la produzione Sport Production per questo motocross delle regioni. Ecco il podio. Allora, Samuele, noi ci riproviamo. Ancora niente di definito per il prossimo anno. Davvero non vuoi dirci qualche cosa, qualche anticipazione? O almeno le tue ambizioni quali sono? Debuttare, arrivare fino al mondiale, riconfermarti nell'europeo? Hai qualche highlights, qualche cosa che ci puoi anticipare? Oppure siamo ancora in una fase delicata di trattativa? No, ancora c'è molto da decidere. A me piacerebbe fare il mondiale, che ormai è un po' di anni che ci proviamo, però ogni anno c'è qualcosa che mi disturba, cioè non posso farlo tra infortuni o altri problemi. Quest'anno è andata bene, vediamo di fare una buona preparazione per il 2015 e iniziare gli internazionali molto bene e poi dopo vedere se fare il mondiale o altre cose. Ecco, intanto mentre vediamo nelle immagini il podio, vi ricordo Dal Bosco, Giacchè e Lombardo con Samuele Bernardini qua alla nostra postazione. Preparazione fisica 2015, è già iniziata quella in palestra? Che tipo di preparazione hai in mente in previsione della prossima stagione? Perché la stagione inizia molto presto, il mondiale è anticipato in Qatar, quindi anche le gare premondiale sono, diciamo così, a febbraio, quindi bisogna darci sotto fin da subito. Sì, adesso ho preso 2 settimane di pausa dopo l'ultima gara di Arco di Trento italiano e dovrei ricominciare la preparazione tra qualche giorno e molta palestra e poi piano piano ritornare in moto e prepararsi al massimo per il 2015. Perfetto, allora Samuele, noi ti ringraziamo, sai che hai l'appoggio di tutti gli appassionati di motocross, complimenti per il tuo titolo europeo 300, è il primo scalino verso il mondiale, ti seguiremo con grandissima attenzione, grazie di essere passato a salutarci, andiamo a goderci poi fra un po' le altre manche del motocross delle regioni, titolo il trofeo Alberto Moresi. Grazie a Samuele Bernardini. Allora noi continuiamo mentre vediamo questa panoramica del Crossodromo San Pacifico, c'è ancora la nostra inviata dalla pista Claudio Baggiani che ci chiede la linea, vai! Sì, io sono con il vicepresidente Giovanni Copioli, anche lui presente per questa meravigliosa manifestazione. Sì, questa è una manifestazione molto sentita dai nostri comitati regionali perché appunto è una grande festa per quanto riguarda il motocross, c'è sempre il livello competitivo come in tutte le nostre manifestazioni, però lo spirito che dovrebbe prevalere è quello del fatto che ogni regione porta le sue squadre e quindi diciamo la componente diciamo comunque non prettamente agonistica ma promozionale dovrebbe essere prevalere, essere abbastanza importante, anche se poi vediamo che comunque una volta che aprono il cancelletto, tirano giù il cancelletto, tutti partono per vincere. È giusto. Comunque tantissime regioni presenti, 17 se non sbaglio. Sì, esatto, quindi abbiamo una buona presenza, abbiamo qualche piccola defezione di qualche regione che però un po' per motivi di formare una squadra, un po' per motivi anche logistici, perché comunque per certe regioni comunque diventa una trasferta abbastanza impegnativa, però diciamo che insomma la presenza c'è e molte regioni poi hanno più squadre, quindi di conseguenza insomma c'è un buon parterre di piloti. Perfetto, grazie mille, grazie della vostra presenza, a voi la linea. Grazie Claudia, grazie al vicepresidente Copioli, a competenza della sua informazione. Vi ricordo 29 squadre, 17 regioni rappresentate con le sole defezioni di Molise, Friuli, Venezia Giulia, Val d'Aosta e Calabria, queste le uniche compagini che non prendono parte a questa quarta edizione del Trofeo delle Regioni intitolato alla memoria di Alberto Morresi, vi ricordo vicepresidente vicario della FMI, scomparso nel 2008, cresciuto in una delle zone più calde del motociclismo, ovvero Terni e il motoclub Libero Liberati. Alberto, esatto. Morresi è stata una figura di grande riferimento per il motocross e per tutto il motociclismo in particolare. Proprio per questo gli è intitolato questo trofeo delle regioni e come ha detto lo stesso vicepresidente dell'FMI Copioli, dove si respira la passione con quel sano campanile, quell'agonismo, e vedete anche, l'abbiamo visto nella sfilata delle regioni, l'orgoglio della maglia, dei colori, eccetera. Fa sempre bella piacere, cosa. No? Correre per la propria regione. Esatto. Allora, siamo tornati naturalmente con Thomas Traversini, qui in cabina di commento. Thomas, in attesa della MX1, intanto vediamo nelle immagini le furie rosse del Veneto, i biancorossi della Toscana, i colori dell'Emilia Romagna, quelli della Campania, eccetera.
Abbiamo sentito Samuele Bernardini che chiaramente da giovane emergente ha fra i suoi sogni quello di approdare al campionato del mondo. Campionato del mondo che chiaramente diventa sempre più dura, più difficile. Cioè, noi facciamo tifo per Bernardini ovviamente. Intanto, prima di rispondere, Thomas, c'è ancora Claudia che ci chiede la linea dal preparco, a te, vai! Sì, Giulio, una battuta velocissima con Nicolas Gipponi che ha avuto una bellissima prima manche e quindi è prontissimo per la seconda. Sì, sì, sono molto carico, sono partito subito in testa, ho tenuto botta tutta gara e sono andato a vincere. Sono contentissimo, teniamo alto l'onore alla Lombardia. Forza Lombardia, grazie Nicolas, a voi la linea. Sì, allora, come sentivo qua un accento bergamasco, leggermente da parte quella di Nicolas Gipponi, la maglia verde, quella della Lombardia, non a caso ha vinto la prima manche di questa mattina, è campione italiano MX1 Under 21, esatto. E come dicevamo con Thomas, prima di tornare sull'argomento Bernardini, uno dei giovani da tenere d'occhio, sì, comunque, perché è Under 21, quindi ancora grande margine di crescita. Sì, Thomas. Sicuramente l'ho visto correre stamattina, non avevo visto le gare d'italiano MX1 e MX2 quest'anno, quindi è la prima volta che lo vedo quest'anno all'azione, guida molto pulito, ha fatto una bellissima prima manche, è partito subito al comando ma non si è fatto mai scomposto, è rimasto con i nervi saldi per tutta la gara, quindi si vede che c'ha la stoffa di una pilota di livello, insomma. Ecco, allora torniamo un attimo ai sogni mondiali di Samuele Bernardini. Puoi dirci qualcosa tu, visto che Samuele l'ha trincerato in una comprensibile diplomatico no comment, nel senso buono del termine, lo dico ovviamente perché il sogno mondiale riguarda ovviamente tutti i giovani. Però arrivare al mondiale per un discorso di squadra, di costi e di preparazione diventa dura. Il mondiale adesso è chiaramente molto, molto, molto difficile perché ci sono delle gare extraeuropee, se non vado errato sono 5, quindi. Come budget ha bisogno di un notevole budget, quindi far parte di uno dei piloti che corre tutto il mondiale è sicuramente una priorità, cioè una possibilità da poche persone, non tutti possono permetterselo, quindi lui che ha avuto qualche risultato e magari ha qualche team o qualche casa addirittura che riesce a dargli l'opportunità comunque di schierarsi al mondiale è una buona, sì, cosa. Ma secondo me è fallato Samuele, mio parere personale, quindi prendilo naturalmente per quello che può valere. È uno di quei ragazzi che non solo è stato formato da un punto di vista professionale e tecnico, ma anche è cresciuto molto anche da sotto il profilo umano, che è un aspetto che voi, in particolare tu come direttore tecnico, che guardi molto ai giovani del nostro motocross, è un aspetto primario, quasi quanto quello di saper guidare, saper affrontare certe cose, la crescita proprio caratteriale umana di questi ragazzi. Comunque sempre, tutti i piloti di motocross in primis sono sempre persone, quindi quando uno è una buona persona di un buon livello e in più è anche un buon pilota di motocross c'è sempre un valore aggiunto, se uno è solamente un bravo pilota di motocross rimane fine a se stesso, quindi è il nostro obiettivo quando proprio facciamo la formazione a livello già a livello regionale, quindi di basso livello con i primi CTP che vengono fatti nelle regioni minicross enduro, di dargli una certa impronta a questi ragazzi proprio sotto questo punto di vista. Bene, intanto siamo nel warm up lap per quanto riguarda la MX1, abbiamo visto in sovraimpressione prima la griglia di partenza con la simbologia ovviamente delle regioni, vi ricordo trofeo delle regioni motocross, poi a mio parere da questo momento dovremmo, ma chiedo magari conforto alla regia, essere anche su differita su Sport Italia, quindi il benvenuto anche agli amici di Sport Italia, buon motocross anche a voi. Siamo in diretta da San Severino Marche per il trofeo delle regioni, sta per partire la seconda manche della MX1 e abbiamo sentito la griglia di partenza Nicolas Gipponi, campione italiano della Under 21, che è stato il protagonista di gara 1. Allora, oltre a Gipponi, quali sono, Thomas, i piloti di grande interesse o quello, comunque i favoriti? Lascia perdere i piloti umbri. Beh, qui vedo un po' d'umbri, fammi essere campanilista un pochino, perché alla seconda posizione di gara 1 si è piazzato Ivo Lasagna, che oltre che essere un amico e un pilota con cui ho corso quando lui era ragazzino e io un po' meno, troviamo Di Luccia che è della Campania al terzo posto, Polidori che è un altro umbro, e saluto Alessio
che è arrivata al quarto posto, quindi da segnalare anche che ha fatto una bellissima gara Lorenzoni in gara 1, che era partito bene, poi nelle prime curve ha avuto qualche piccolo intoppo, è ripartito dietro e è riuscito a rimontare fino alla sesta posizione. Sarà comunque una gara combattuta, penso, tra questi, i nomi sono questi, ecco. Bene, 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 bene. Vi ricordo intanto che la classifica dopo le prime quattro manche di questa mattina, Lombardia, Piemonte e poi il Marche in grande spolvero con due squadre in terza e quarta posizione, poi Veneto, sesta la Toscana, settima l'Emilia Romagna, poi Trentino Alto Adige, Veneto in nona posizione, poi l'Umbria in decima piazza, undicesima ancora la Toscana con la squadra B e poi dodicesima per l'Umbria con la squadra B. In questa occasione ovviamente anche a Thomas è concesso il minimo di campanile, visto che lo spirito del trofeo delle regioni intitolato alla memoria di Alberto Borresi è proprio quello della passione. E adesso con la MX1 ricordo che andiamo sulla distanza di 20 minuti più due giri. Anche il motocross si è sempre mosso molto, si è discusso sempre tanto, ti ricordi le due manche 30-45, manche singola, tempi televisivi, secondo un pilota, un protagonista internazionale, secondo il nostro direttore tecnico, quello che ha guidato la nazionale italiana a motocross delle nazioni, c'è una formula ideale? Ma guarda, se la vediamo dal punto di vista dei piloti, quindi io mi metto come ex pilota, sono stato abituato a correre due manche, quindi l'abitudine a noi ci porta a ragionare in ottica delle due manche. Chiaramente se ci fosse sempre la diretta televisiva e una manche sola è molto più televisiva, perché avendone due devi fare i conti per capire chi ha vinto, mentre avendo una manche sola vedi chi taglia prima la bandiera a scacchi ha vinto. Per gli appassionati da casa chiaramente è molto più semplice la manche singola, ecco. Ecco, è... ma la distanza per quanto riguarda invece il dispendio di energie, la concentrazione, la capacità di guida, mentre intanto vi ricordo, vedete la panoramica del cancello di partenza San Pacifico di San Severino Marche, il trofeo Alberto Morresi delle regioni, si stanno schierando i piloti della MX1 manche numero 2, forse quella decisiva per dare un assetto più preciso alla classifica di questa quarta edizione del trofeo delle regioni. Dicevamo, sì, abbiamo capito due manche, ma per quanto riguarda invece la lunghezza? Ma guarda, la durata della manche, quando correvo io il mondiale si correvano due manche da 40 minuti più due giri, però si correva una sola categoria, cioè ogni gran premio era di una sola cilindrata, mentre adesso corrono le due cilindrate MXGP e MX2, corrono la stessa giornata, quindi è chiaro che i tempi devono essere più corti. Un altro motivo è che le piste e le moto sono di un livello diverso, sono più tecniche, più veloci, quindi probabilmente accorciare di qualche minuto la manche va anche bene, ecco. Va bene Thomas, quindi concentrazione, tempi televisivi, ma il motocross resta nella sua purezza, nella sua essenzialità, lo sport che per eccellenza privilegia le capacità personali, il pilota rispetto al mezzo meccanico, questo possiamo dirlo, questo possiamo al di là di ogni considerazione soggettiva. Attenzione perché schieramento completato, Gian Domenico Baldi, bandiera verde che sventola davanti, vi ricordo Laurenzi Gipponi, Lorenzon, Giampieri, Mirko Tincani, poi Di Bari, Milani, Lasagna, Runcio, Alex Andreis, Di Biase, Di Luccia, Miori, Folchi, Sotgiu, Grieco, Bracesco, Mossini, Denny Del Federico, insomma 15 secondi MX1, 20 minuti più due giri, sale la tensione al massimo al San Pacifico di San Severino Marche per la partenza. 5 secondi in questo istante, tensione al massimo e partenza, partenza valida dal cancello, vediamo chi riesce a prendere il comando delle operazioni, girano compatti il gruppo alla prima curva, poi questa S e con il numero 14 dovrebbe essere Mattia Folchi il più veloce all shot della MX1, attendiamo naturalmente conferma. Sì, dovrebbe essere proprio con il numero 14 Folchi, poi è seguito dal numero 1 Andrea Gino Laurenzi, rappresentante della Toscana, e poi via via tutto il gruppo compatto. Dopo la parte alta iniziano i salti in discesa con il numero 14 Mattia Folchi che cerca di prendere subito metri di vantaggio nei confronti di Laurenzi e poi di tutto il resto del gruppo lanciato all'inseguimento.
ecco la sua azione mentre Laurenzi si fa sotto, non vuole far fuggire il pilota ligure, mi sembra almeno, esatto, di riconoscere dalla maglia con la croce rossa tipica della Liguria. In terza posizione anche si sta rifacendo sotto un altro concorrente che attendiamo dal nostro monitor di vedere, con il Lorenzone, numero 3 è Daniele Lorenzon, eccolo con il numero 3, squadra A della rappresentativa piemontese. Continua con il numero 14 Mattia Folchi, squadra A della Liguria, poi Toscana, poi Piemonte, poi mi sembra di aver intravisto con il numero 7 Mirko Milani, che è rappresentante del Lazio, in quarta piazza con il numero 7. Ho idea che in questa MX1, dopo aver visto la gara in solitario del bravissimo Michele Dal Bosco, mi sa che vedremo più battaglia, Thomas. Qui sarà più combattuta, sì, sono d'accordo con te Giulio, anche perché ho visto che Gipponi, che ha vinto gara 1, eccolo, lo vediamo proprio adesso inquadrato, è a metà gruppo. E sicuramente vorrà rifarsi sotto con i primi, perché vede Lorenzon, che era diretto avversario nella classifica delle regioni, lì davanti. Tanto l'attacco di Lorenzon, che ha avuto la meglio su Laurenzi, ha conquistato la seconda piazza, ecco. Rompe gli indugi Lorenzon, numero 3, gas spalancato in salita, panettone, cerca di difendersi con il numero 14 Mattia Folchi. Folchi, Lorenzon, Laurenzi, Milani, ecco la sovraimpressione con l'attacco deciso del numero 3 che ha portato, adesso si porta in prima posizione. Esatto, si porta, sì, in prima, sì, posizione con il numero 3 Daniele Lorenzon, squadra del Piemonte. Devo dire un attacco volitivo iniziato nella curva prima del traguardo del primo giro e poi concretizzatosi a metà di questa tornata, quindi Folchi in seconda posizione, poi Laurenzi, Milani, Gizzi, Polidori, Gipponi che sta recuperando, Marchetti, Di Luccia, Miori, poi Runcio, Angelone, Margiotta, Grieco, Arnoldo, Sotgiu e Platiner, Peter Platiner, che suppongo sia della squadra del Trentino. O dell'Alto Adige, lo andremo a verificare. Intanto, mentre seguiamo le fasi, adesso una tua valutazione, Thomas, su questo attacco perentorio da parte del numero 3 Daniele Lorenzon, che ha avuto la meglio su il numero 14 che era stato all shot al via Mattia Folchi, mentre Laurenzi è sempre lì in quarta posizione, scavalcato dal numero 7 Mirko Milani. Sì, sinceramente l'avevo notato Lorenzon in gara 1 che pur venendo su dalle retrovie ha fatto un ottimo recupero, era veloce, quindi questa manche qui è partito nelle prime quattro posizioni, ha voluto subito mettere in chiaro le cose e prendersi il comando della gara. Allora, mentre vediamo questo bel testa a testa, attenzione perché Mirko Milani, eccolo, contatto, grande entrata sul numero 14 Folchi e conquista la seconda piazza, prova a approfittarne anche Laurenzi con il numero 1. Devo dire entrata dura come si fa nel motocross, ma non mi sembra di poterla definire scorretta. No, assolutamente no, è entrato, sono appena toccati, ma nessun problema in particolare. Intanto anche Laurenzi e anche, se non sbaglio, l'umbro Polidori col 28 hanno... si sta compattando un gruppetto interessante. Ecco l'attacco del numero di Polidori nei confronti del toscano numero 1 Laurenzi, ce la fa e perde Laurenzi anche la posizione nei confronti di Folchi. Si sta avvicinando intanto Nicola Gipponi, che con il numero 2 potrebbe avere l'intenzione di mettere tutto d'accordo e forse andare a tentare di andare a riprendere Daniele Lorenzon. Bella questa MX1, combattimenti ovviamente e grande bagarre nel gruppetto iniziale. Sì, ecco il passaggio di Gipponi su Laurenzi. Gipponi continua, attenzione. Lasagna ruota, guarda. Lasagna ruota e il Andrea Laurenzi sicuramente un po' in difficoltà, però attenzione perché bisogna gestirsi, siamo a 14 minuti dalla fine del tempo regolamentare, qui ancora l'energia e l'adrenalina sono al massimo della loro espressione, poi bisogna vedere chiaramente come chi è che andrà tiene a finire dalla seconda metà in poi. Intanto allora ricapitoliamo, in testa al comando numero 3 Piemonte Daniele Lorenzon, seconda posizione Mattia no, non è più Mattia Folchi, ma è il numero dovrebbe essere Milani,
poi Polidori e attendiamo il prossimo giro per resettare anche il monitor della classifica che arriva proprio sul traguardo. Ecco, infatti Lorenzon, Milani, Polidori, Gipponi, Folchi, Lasagna, Laurenzi scivola di un'altra posizione, poi Di Luccia, Thomas Miori e Alex Andreis, rappresentante dell'Alto Adige con la maglia di Bolzano. Quindi Piemonte, Lazio in seconda posizione con Milani, Umbria, sarai contento Thomas, in terza piazza con Polidori, poi Lombardia, Liguria, ancora Umbria con Ivo Lasagna con il numero 8, poi Toscana, Campania, Trentino e poi l'Alto Adige con Bolzano e poi via via tutto il resto. Fase che dopo le scaramucce iniziali sembra assestarsi con Lorenzon. Secondo me il motivo potrebbe essere la rimonta di Gipponi. In questo momento potrebbe avere la grinta necessaria in questo, per cercare di andare a prendere Daniele Lorenzon, che invece ha rotto gli indugi dopo il secondo giro e sta cercando di prendere margine. Lo vedo che sta scegliendo traiettorie molto pulite, anche più all'esterno, fa scorrere la moto, non mi sembra assolutamente in affanno, anzi sembra poter gestire bene fino a questo momento il vantaggio. Gira sui tempi di 1.53.5 Lorenzon, gli suoi diretti inseguitori 1.53.9, a 4 decimi di vantaggio su Milano, su Milani, Polidori, Gipponi, mentre siamo a quasi 3 secondi il margine concreto del capofila Daniele Lorenzon su Mirko Milani. 12 minuti che mancano, e 20 secondi che mancano alla fine del tempo regolamentare, Mancia MX1 per quanto riguarda la seconda di questo trofeo Alberto Morresi, mentre la classifica aggiornata delle regioni, lo dico per i nostri ascoltatori, anche per Thomas, che Thomas Traversini, lo ricordo qua con me in cabina di commento, Lombardia sempre al comando con 30 punti, in seconda posizione le Marche, squadra A con 31, poi il Piemonte, squadra A con 33, quarta posizione per ancora le Marche con 39, poi la Toscana con 43 che risale in quinta posizione, davanti a Trentino, Emilia Romagna, Veneto e poi ancora Toscana. Allora, intanto dopo la classifica abbiamo ancora la nostra Claudia Baggiani da bordo pista, vai Claudia. Purtroppo ieri durante le prove libere sono caduto nella parte, diciamo, dietro della pista e purtroppo questa caduta mi ha compromesso la gara di oggi, perché ho rotto, diciamo, i due metacarpi della mano e più una frattura del mignolo sinistro, e quindi oggi era praticamente impossibile fare la gara. Purtroppo con questa cosa ho compromesso anche il risultato della mia squadra, del Veneto, e sì, mi dispiace, insomma. Facciamo il tifo. Crepi, in bocca al lupo ai miei avversari, ai miei compagni di squadra, e ci rifaremo il prossimo anno. Grazie a te, in bocca al lupo per la pronta guarigione. A te la linea, Giulio. Grazie Claudio, intervento prezioso, contributo fondamentale, perché abbiamo sentito una delle furie rosse, il Veneto, con Federico Bracesco infortunato. Dicevi Thomas, hai avuto modo di sentirlo anche te, con problemi anche oltre che alla mano, anche alle cose, ma picchiato le costole, comunque sia, con due dita, due metacarpi rotti e un mignolino rotto, non si può fare motocross. No, assolutamente no, e quindi facciamo innanzitutto i migliori auguri di pronta guarigione a Federico. Però il Veneto non è poi così fuori dai giochi in questo momento, con la squadra B e la squadra A sono in ottava e nona posizione. Diciamo che magari il colpo grosso è compromesso, ma insomma potrebbe esserci ancora qualche sorpresa. Intanto Lorenzon, Milani, Polidori, Gipponi, mentre vedo una gran battaglia con il recupero Gipponi. Di Gipponi, scatenato maglia verde il numero 2, lo vediamo in mezzo a due avversari, cerca l'attacco all'esterno nei confronti, vediamo, del numero 7 Milani. 7 Milani, certo, e poi del numero 28, che si tratta di Alessio Polidori. Quindi eccolo Gipponi che riesce a scavalcare uno dei suoi avversari, la pronta risposta di Mirko Milani, poi ancora Gipponi all'attacco, c'è una bandiera gialla che sventola, probabilmente una caduta senza conseguenze ci auguriamo.
Allora, Daniele Lorenzon si è compattato completamente il gruppetto di testa. È tutto da giocare, come avevamo detto è previsto il forcing di Nicolas Gipponi. Riesce a movimentare l'inseguimento nei confronti di Daniele Lorenzon, ancora al comando col numero 3, ma è attaccato dal numero 28 Polidori. E ecco Gipponi all'interno, salto in discesa, seconda posizione per all'attacco di Daniele Lorenzon, quindi Gipponi dovrebbe essere secondo. Abbiamo Lorenzon al comando con il numero 3 e poi Gipponi con il numero 2, e poi dovrebbero essere Polidori, Lasagna, Di Luccia, Folchi, Laurenzi, Storti, Miori. Vediamo al prossimo resettaggio qual è la classifica. Ecco Lorenzon, Gipponi, Lasagna clamorosamente in terza posizione, poi Polidori, Milani, Di Luccia, Folchi, Laurenza. Che spettacolo! E adesso il forcing di Nicolas Gipponi, che ha promesso battaglia ed è il vincitore di gara 1 all'inseguimento del piemontese Daniele Lorenzon. Grande, grande questa MX1 per quanto riguarda il trofeo intitolato alla memoria di Alberto Morresi. Vediamo e seguiamo le fasi ancora di grande battaglia giù in discesa con Lorenzon, che sembra aver ripreso un minimo di margine nei confronti dell'attacco perentorio grintoso di Nicolas Gipponi, il pilota lombardo in sella ad una Suzuki. Daniele Lorenzon lo vediamo invece ovviamente in sella al numero 3, è una Honda MX1. Ecco, vediamo dove sceglierà Nicolas Gipponi di attaccare di nuovo, mentre è con il numero 8 Ivo Lasagna e Polidori, due umbri in terza e quarta posizione, lo dico a beneficio del nostro Thomas Traversini, che fa sfacciatamente il tifo per la sua regione e non possiamo dargli torto. Naturalmente in una fase come questa, in una gara, in una manifestazione dove la passione e il campanile sono elementi ovviamente sportivamente più che ammessi, ci mancherebbe. Allora Daniele Lorenzon continua a mantenere un certo margine di vantaggio, sembra che Nicolas Gipponi abbia preso un giro in cui poter tirare il fiato, ma non, attenzione anche a Ivo Lasagna che non molla assolutamente e sa bene di essere lì pronto in agguato a sfruttare la minima incertezza dei piloti che lo precedono, mentre Polidori, Milano, Di Luccia, Folchi, Laurenzi, Storti e Thomas Miori, che sono gli altri che compongono la top 10 di questa MX1, hanno preso ormai qualche secondo dal terzetto scatenato al comando. Eccoli, li vediamo, girano tutti sul passo dell'1.53 basso i primi tre, mentre Polidori è sull'1.53 alto, quasi 54, così come i suoi avversari. Di nuovo l'attacco in discesa da parte di Nicolas Gipponi, la staccata. Daniele Lorenzon chiude la porta, ci prova all'interno, niente da fare, bella lotta. Numero 3, ricordo, Daniele Lorenzon, numero 2 Nicolas Gipponi. Prova adesso l'incrocio di traiettoria alla prossima staccata e ce la fa Nicolas Gipponi al comando, ha forzato la staccata e poi in esterno, niente da fare per Daniele Lorenzon. Adesso vediamo se il piemontese con il numero 3 prova una reazione, ma invece Nicolas sembra intenzionato, il pilota con la maglia verde della Lombardia, a approfittare per tentare la fuga subito. Tentare la fuga da parte di di Nicolas Gipponi. Lorenzon sembra aver invece rimesso le cose a posto, si è riportato a ridosso della Suzuki numero 2 del pilota di testa. 4 minuti e 50 che mancano alla bandiera scacchi, c'è ancora margine, mentre intanto Ivo Lasagna è sempre lì pronto in sordina ad approfittare della minima incertezza e chissà se non tenti di il colpaccio proprio nelle battute finali di questa manche dell'MX1. Lombardia, Piemonte, Umbria, questi i portacolori, con il numero 2 al comando Nicolas Gipponi, con il numero 3 Daniele Lorenzon, con il numero 8 Ivo Lasagna, che cerca l'attacco nei confronti di Lorenzon.
Attenzione, ancora l'attacco di Ivo Lasagna all'interno, ci prova a resistere Lorenzo e ce la fa Ivo Lasagna. Attenzione, Ivo Lasagna conquista la seconda posizione e poi vediamo se saranno questi qui il mezzo giro decisivo per capire se il pilota umbro con il numero 8 ha nella manopola del gas la grinta per poter tentare l'attacco a gipponi, mentre ricordo Ivo Lasagna in sella, se non vado errato, ad una Husqvarna MX1. Quindi attenzione, eccoci di nuovo, questi sono il secondo e il terzo con Lorenzon, che dopo l'attacco di gipponi ha dovuto cedere anche a prova d'incrocio di nuovo. Dicevamo di Lorenzo ha dovuto cedere anche all'attacco di Lasagna. MX1, 20 minuti più due giri, ne mancano 3 minuti e 15 secondi circa allo scadere del tempo regolamentare. Non ci sta Lorenzon a vedersi scavalcare da Ivo Lasagna. Riprova l'attacco. Ormai la gara è concentrata su questo terzetto, mentre più staccati in quarta posizione Polidori, poi Di Luccia, poi Milani, poi Storti, Miori, Laurenzi, Folchi. Allora, i primi tre, Lombardia, Piemonte, Umbria, in quarta posizione ancora l'Umbria con Polidori, poi Campania, Lazio, Veneto, Trentino, Toscana e Liguria. Queste le posizioni, e vi ricordo che sempre al comando dopo la manche dei veteran vedono sempre la Lombardia al comando davanti alle Marche e terza posizione il Piemonte. Quindi attendiamo di vedere gli sviluppi. Ecco, viene segnato il distacco di mezzo secondo fra Lasagna e Lorenzon, ma Lorenzon ci riproverà magari nelle battute finali a riportarsi sotto e a tentare di riprendersi almeno la seconda posizione. Lorenzon era stato al comando prima del forcing di Nicolas Gipponi, che è partito un po' indietro, è riuscito a rimettere le cose a posto e naturalmente andare al comando di questa seconda manche della MX1. Vi ricordo, oltre 110 piloti in rappresentanza di 29 squadre, 17 regioni e naturalmente il punteggio che prevede per ogni squadra sulle manche disputate un risultato da scartare con un punteggio più o meno che ricalca quello del motocross delle nazioni. 1:30 allo scadere del tempo regolamentare, adesso Lasagna sembra aver preso metri di vantaggio nei confronti di Lorenzon, forse un piccolo errore da parte del pilota numero 3 rappresentante del Piemonte. Posizioni stabili con Gipponi in saldamente al comando con un discreto margine di vantaggio sul secondo di Ivo Lasagna, mentre sembra aver mollato un po' il colpo almeno a questo giro Daniele Lorenzon. E allora, in attesa della bandiera scacchi e di vedere gli sviluppi di questo duello, quindi approfittiamo e ringraziamo, ci è venuto a trovare nella nostra postazione il vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, che ringraziamo. Presidente, buongiorno, benvenuto, abbiamo già avuto modo di sentire un tuo intervento da bordo pista e il tuo commento positivo soprattutto per quanto riguarda il numero dei piloti, il numero delle squadre, ma soprattutto la passione che emerge da manifestazioni come queste. Certo, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Come ho detto già prima, queste sono manifestazioni altamente promozionali, ma allo stesso tempo molto competitive e sentite, perché le singole regioni poi chiaramente esprimono attraverso i loro piloti quella che dovrebbe essere la miglior squadra, o meglio anche le due squadre, perché alcune regioni hanno anche due squadre, quindi questo significa che è sentita questa competizione che va in campo da tanti anni e quindi sicuramente la federazione è ben lieta di portare avanti questo tipo di manifestazioni. Benissimo, un'altra cosa Presidente voglio chiedere, mentre ovviamente teniamo gli occhi puntati sulla gara dove Gipponi, Lasagna e Lorenzon continuano la loro marcia verso la conclusione. Dovremmo mancare tre giri, Lorenzon che tenta di rifarsi sotto. Allora, qui si parla di motocross e ovviamente non
San Severino Marche, un impianto consolidato, una grande tradizione, eccetera. Ma la Federazione Motociclistica Italiana è impegnata nel dialogo con le autorità, soprattutto anche per quanto riguarda il fuoristrada, e mi riferisco all'enduro, al trial, che hanno magari più difficoltà per la base dei praticanti a praticare proprio per i noti divieti, eccetera. Qual è lo stato dell'arte e cosa sta facendo la federazione in questo momento per tentare di risolvere questi problemi? Ma noi crediamo che il dialogo con le istituzioni, con il corpo forestale, con coloro che si occupano sostanzialmente di vigilare sul territorio sia fondamentale per poter continuare a praticare questi sport, queste discipline che sono sicuramente alla base di tanti appassionati, non solo agonisti, ma anche coloro che si mettono a disposizione una moto per poter girare durante il fine settimana o comunque a livello amatoriale. Noi cerchiamo di tutelare loro, ma allo stesso tempo di portare avanti un dialogo con le istituzioni, perché proprio questo è quello che ci consente di poter continuare a rispettare il territorio da una parte, ma anche a difendere i diritti dei nostri tesserati e non solo tesserati. Bene, grazie Presidente. Beh, intanto solo per comunicarvi che Lasagna e Lorenzon sono impegnati in doppiaggi e Gipponi è sempre al comando quando mancano due giri alla conclusione di questa manche dell'MX1. Approfitto ancora della presenza del vicepresidente dell'FMI Giovanni Copioli, che parla di fuoristrada del territorio e delle sue problematiche. Dialogo con le autorità, c'è un protocollo d'intesa col Corpo Forestale dello Stato, la Federazione ha avuto modo di piacere di seguire anche a Montevarchi recentemente con il Brilli Peri una tavola rotonda nella quale si parla con i sindaci e cominciano a vedere l'enduristo, la manifestazione, non più come un ostacolo ma anche una risorsa. Questo mi sembra fondamentale. E poi non dimentichiamoci che in Emilia Romagna è stata vinta un'importante battaglia con la creazione del Comitato Escursionisti su Ruote, e non ultima anche in Lombardia, credo ci sia una sentenza, una modifica del disegno di legge che delega ai sindaci l'autorità se permettere o meno una manifestazione di fuoristrada. Fin qui corretto? Sì, esatto. Questo è frutto comunque di un lavoro molto lungo iniziato già qualche anno fa che ci ha portato a questi risultati, cioè appunto ad ottenere un accordo, un protocollo col Corpo Forestale dello Stato. Intanto Presidente, scusami, ma c'è Lorenzon in battaglia agli ultimi due giri, il cartello gli ha chiuso la vena e cerca giustamente di riprendersi la posizione con Fontenico la Lasagna. Sì. Peccato, una scivolata e un contatto per fortuna innocuo. Ivo Lasagna cerca di ripartire, ce la fa in terza posizione. Ottimo, meno male, bella battaglia, bello il forcing di Daniele Lorenzon che si riprende la seconda posizione, al comando il numero 2 Nicolas Gipponi e a questo punto credo terzo Ivo Lasagna, che comunque conquista o va a conquistarsi un podio significativo. Mi scusi Presidente, la cronaca ci ha interrotto, ma torniamo su fuoristrada del territorio. Prego. E quindi dicevo appunto questo protocollo è stata la base di partenza col Corpo Forestale per poter intrattenere un dialogo e che quindi con la loro collaborazione ci consentisse di portare avanti delle manifestazioni nel rispetto delle regole che sono previste per la circolazione fuoristrada. E quindi noi siamo sensibili, come dico, a queste problematiche perché ci rendiamo conto che sono la strada del dialogo è l'unica che ci consentirà di portare avanti lo sviluppo e il mantenere questo tipo di discipline sia a livello agonistico che non agonistico. Bene, un'altra cosa Presidente, al di là di questo, per esempio già da diverso tempo, ma avevo visto a Montevarchi, Arco di Trento, c'è questa simpatica iniziativa che ha avuto molto successo del porte aperte al motocross nei campionati italiani, nelle gare di maggior rilievo, i piccoli, giovanissimi possono accedere grazie ad una manifestazione che si chiama appunto Porta Aperta Motocross a prendere contatto con questa disciplina. Ci sono delle mini moto, c'è l'attrezzatura, la federazione, i comitati regionali forniscono tutto quanto serve per, intanto attenzione perché traguardo con Nicolas Gipponi che va a vincere meritatamente questa gara. Aspettiamo con qualche secondo di ecco Daniele Lorenzon che taglia il traguardo e in terza piazza dovrebbe esserci Ivo Lasagna, eccolo che arriva, peccato per il pilota, mentre sul nostro monitor vediamo ancora la classifica precedente, Gipponi, Lorenzon, Lasagna, poi Di Luccia, Polidori, Storti, Milani, Miori, Folchi e Di Biase.
classifica dell'MX1, grande vittoria di Gipponi, ottima la battaglia fra Lorenzone e Lasagna con il piemontese Daniele Lorenzone che si riprende di classe e anche di forza, complice una scivolata di Lasagna, si riprende la seconda posizione. Brevemente ci tenevo a sottolineare questo motocross porte aperte per i giovanissimi, come sta andando? I numeri ci rispondono? I numeri sono eccezionali, consentitemi di dirlo, perché noi abbiamo iniziato con questa commissione un po' di anni fa questo tipo di attività con dei referenti regionali che appunto portano avanti la promozione, e il nostro intento chiaramente è quello di mettere i bambini alle prime armi sulle moto da mini cross o mini enduro che sia, e i dati sono molto molto positivi. Vi basti pensare che nel 2012 avevamo iniziato tra virgolette 3.400 bambini, nel 2013 erano 5.400 e passa, e quest'anno siamo già oltre 6.000 in questo momento, quindi a fine anno sicuramente avremo fatto provare l'ebbrezza di salire su una mini moto da cross e anche sulle mini moto poi da pista, da velocità, tantissimi bambini che poi speriamo siano il vivaio del futuro, insomma i campioni, ecco, del futuro. Intanto in sovraimpressione della classifica, che ripeto, Gipponi, Lorenzon, Lasagna, Di Lucia, Polidori, Storti, Milani, Miori, Folchi, Di Biase, ricordiamolo, corsi, porte aperte, tutto completamente gratuito, tutto completamente a disposizione della federazione, genitori ovviamente presenti, seguiti passo passo, proprio in modo, in senso letterale, dai nostri tecnici federali che tentano proprio di avere un approccio in questo modo per i più piccoli. Intanto si è conclusa la manche e noi abbiamo la nostra mitica Claudia Baggiani pronta per farci sentire le impressioni da bordo pista, vai! Giulio, grazie del Mitica, io sono con il terzo gradino del podio per Ivo Lasagna, che se l'è giocata un po' l'ultimo giro. Sì, oggi diciamo che non è andata molto molto bene, perché la prima manche sono partito male, ho recuperato, ho fatto secondo e potevo cercare di attaccare il primo. La seconda, niente, sono partito male e poi ho avuto una serie di problemi con i freni e niente, non ce l'ho fatta. L'ultimo giro sono scivolato e mi ha passato anche il terzo, quindi va, pazienza, sarà per l'anno prossimo. Forza Umbria però. Forza Umbria. Grazie mille Ivo. Ed ecco il secondo, direttamente dal Piemonte, Daniele Lorenzon, grandissima gara combattuta. Sì, è stata una bella gara, sono riuscito a partire in testa, ho iniziato ad avvantaggiarmi sugli altri, poi purtroppo una scivolata, quando ho rialzato la moto la fatica si è fatta sentire e i giri dopo mi sono fatto sorpassare dagli altri e poi, ahimè, il secondo è scivolato, quindi... È andata. È andata bene. Speriamo, ecco, di ottenere un buon risultato così, a livello regionale per tutti i miei compagni di squadra. Assolutamente, grazie a te e comunque complimenti per l'ottima gara. Ciao a tutti, alla prossima. Ed ecco che ritroviamo di nuovo Nicolas Gipponi, ci eravamo salutati appunto prima della partenza e ti ritroviamo. Nicolas, grandissima gara anche per te. Sì, sono partito un po' male, mi è sempre nata subito fuori dal cancelletto, sono arrivato su nei 10, dopo pochi giri comunque mi sono portato avanti e alla fine ho vinto la gara. Bravissimo, grazie. Forza Lombardia! Sicuramente, siamo forti, migliori. Grazie mille, a voi la linea. Grazie Nicolas Gipponi, che con questa vittoria fa doppietta nella MX1, ecco, lo vediamo nel momento in cui tagliava il traguardo. E quindi MX1, ripeto, Gipponi, Lorenzone e Lasagna. Abbiamo sentito il parere subito dopo il traguardo, mentre qua rivediamo gli highlights con la partenza del Ligure con il numero 14 Mattia Folchi, che prende il comando delle operazioni, e poi la battaglia che si infiamma dietro con Lorenzone che va a prendere il comando con la Toscana ben messa, ma dietro inizia l'inesorabile recupero di Nicolas Gipponi, che ecco qua il contatto tra il numero 7 Milani, nella MX1 non si va tanto per il sottile, qui intanto Folchi riesce a superare con anche il portacolori della Toscana, ed ecco Nicolas Gipponi con il numero 2 che inizia il suo forcing, il suo recupero, qui sorpassa proprio il numero 3 Lorenzon e poi
prende il comando e non lo lascerà fino alla fine. Ecco qua dovrebbe essere il momento della scivolata di Lasagna, che si accascia proprio, e qui l'arrivo, peccato. Allora, mentre abbiamo commentato gli highlights, adesso passiamo al podio, approfittiamo ancora della presenza del vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana, che ringraziamo di essere qua in postazione con noi. Abbiamo parlato di problematiche fuori strada del territorio, buone le iniziative, buona la risposta delle autorità, rispetto delle regole anche da parte di noi motociclisti, che è fondamentale, perché mentre mi sembra ci siano buone nuove anche per quanto riguarda gli enduristi con la targa sostitutiva, cioè l'iter legislativo se ne parlerà fra un anno e mezzo o due se tutto va bene, però è già passato il disegno di legge della modifica del codice della strada, a una camera è già passato, quindi vigiliamo che non venga in qualche modo sommerso da qualche inghippo burocratico, perché quello della targa è sicuramente uno dei problemi più sentiti dagli enduristi, perché perdere la targa è quasi automatico, e perdere la targa vuol dire entrare in un vortice burocratico praticamente senza uscita. Qual è il punto della situazione, Presidente? Ma appunto, il codice prevede un articolo e un comma di questo articolo che dà la possibilità, solamente però durante le manifestazioni agonistiche, di poter sostituire la targa originale con una targa appunto sostitutiva che serve per poter partecipare alla manifestazione. Sappiamo che in determinate condizioni, soprattutto magari quando c'è particolarmente il terreno pesante, quindi fango appesantisce la parte posteriore della moto, e quindi naturalmente la targa è a rischio che possa rimanere, seppur fissata molto bene, ora, al suo posto. Lei, però, Presidente, è anche un pilota ancora praticante, ma c'è anche la caduta per noi poco esperti, che potremmo essere vittime di questa cosa, giusto? Ma sicuramente sì, difatti, oddio, se le targhe sono fissate abbastanza bene non è così facile perderle. Comunque, in ogni caso, noi abbiamo cercato di sensibilizzare il legislatore in questo caso per poter trovare una soluzione quantomeno per le manifestazioni agonistiche. Sappiamo poi che avremo dei progetti anche ulteriori che però ancora sono in fase di studio, che potrebbero consentire di poter utilizzare una targa, una sorta di targa ripetitrice anche in allenamento. Vabbè, monitoriamo e noi continuiamo a sperare naturalmente in un snellimento della burocrazia. Ringraziamo il vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli di essere qua a seguire con noi questo grande trofeo di grande passione. Adesso un giro di pista lo fa la pubblicità. A voi, regia.